appuntamento ormai divenuto ricorrente, quello di una diretta Facebook organizzata da Umbria Left per dibattere argomenti e temi di attualità. Ringrazio i relatori che hanno accettato l'invito dell'associazione, Federico Santi, che è insegnante di ingegneria meccanica all'Istituto Salvatorelli Moneta di Marciano, l'insegnante Patrizia Puri, insegnante al Liceo Galileo Galilei di Scienze, Caterina Biagini, studente dell'Istituto Peralli e coordinatore dell'Alta Scuola Studenti Medi Perugia, Assunta Casagrande, insegnante di diritto ed economia all'Istituto Agrario di Todi, e Filippo Ciavaglia, segretario della Camera del Lavoro di Perugia della CGIL. Dunque, questa sera, allora, come dicevo, dibattiamo il tema La scuola al tempo del Covid. Parafrasando il famoso romanzo di Gabriel García Márquez, L'amore al tempo del colera, dove non si parla di pandemia, ma a seguito di una visita medica per un caso sospetto di colera, noi oggi vogliamo parlare di scuola al tempo del Covid. Quella di García è un'espressione molto usata in tutti gli aspetti sociali caratterizzati da questa pandemia. La situazione della scuola è in uno stato di criticità molto seria. La DAD evidenzia problematiche molto serie, a cominciare dagli aspetti informatici. E una ricerca dell'UNICEF e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, fatta su un campione di 1028 famiglie, è giunta alla conclusione che il 27% del campione sostiene di non aver avuto le tecnologie necessarie per i collegamenti online, il 30% di non aver avuto il tempo di seguire i figli, soprattutto i più piccoli. E qual è l'esperienza di insegnante? Questa domanda la vorrei rivolgere all'insegnante Santi Federico. Sì, salve, buonasera. Innanzitutto non insegno ingegneria meccanica, cioè sono un ingegnere meccanico, insegno discipline meccaniche e tecnologiche al professionale e al tecnico, insomma, non vorrei esagerare con i titoli, insomma, non sono. Però al di là di questo, insomma, la domanda e anche lo studio sono interessanti. Io posso parlare della mia esperienza, che è abbastanza varia, devo dire, perché io faccio disegno tecnico al biennio del professionale, in cui arrivano anche in primo ragazzi dalle medie, quindi diciamo, e anche quelli che normalmente, diciamo, il percorso scolastico non è che gli ha sempre, diciamo, raccontato che fossero i più bravi, preparati, quindi arrivano anche con alcune difficoltà che loro vivono come tali, insomma, e quindi passiamo da una terza media plus, e poi c'ho, per esempio, insegno meccanica, macchine e energia a Litis anche in quinto, e quindi c'è un range molto molto diverso, bisognerebbe dare una risposta per ogni tipologia. Complessivamente posso dire che più i ragazzi sono alle prime armi, più difficoltà sicuramente hanno avuto. Le difficoltà oggettive, quelle che riguardano insomma i dispositivi tecnici, anche quelle sono diciamo crescenti. Più i ragazzi sono piccoli e giovani, perché in realtà molto spesso i ragazzi si sono organizzati, auto-organizzati, la DAD, perché molto spesso ne sanno più di noi, insomma, ne sanno più dei loro genitori, quindi più sono maturi loro e più sono riusciti in qualche modo a tirare fuori quegli strumenti che servivano in questa fase. Devo dire, la mia esperienza particolare, sulla mia scuola in particolare, noi abbiamo anche dato tantissimi strumenti digitali ai ragazzi, quindi abbiamo dato un'ampia possibilità di accesso. C'è da dire che ci è rimasta comunque una sacca, che ha difficoltà anche a livello burocratico a fare la domanda, cioè come sempre fra il diritto, diciamo, concettuale, il diritto, poi il fatto che quel diritto venga in realtà sfruttato da chi dovrebbe, c'è sempre in mezzo poi, diciamo, dei meccanismi culturali e anche diciamo che rendono questo diritto difficilmente esigibile. Quindi noi abbiamo fatto un po' di tutto. Devo dire che se dovessi parlare attraverso i miei occhi, direi che la DAD è chiaramente è una tipologia di insegnamento
incompleta, che non permette sicuramente di gestire in maniera giusta l'aspetto relazionale, l'aspetto proprio anche della prossemica, del rapporto fra le persone. Cioè, io non posso vedere un ragazzo quando si sta spegnendo, non riesco a interagire con una battuta per tirarlo su, non riesco a fare tutte queste cose che si possono fare in presenza. Contemporaneamente non condivido l'idea secondo la quale sia, diciamo, la negazione della scuola. Io penso che, utilizzando gli strumenti adeguati, sforzandoci noi come docenti ancor di più di quanto non si faccia in presenza, si riesca comunque a confezionare una lezione che possa essere importante per ragazzi, ma anche ascoltabile da parte loro. Ecco, anche l'errore che non dovremmo fare questa sera: parlare troppo. Gli errori che si fanno in video, quando si fanno le trasmissioni, poi sono quelli che si fanno anche in lezione, no? Parlare troppo, fare monologhi, non avere feedback, insomma, impostare una lezione che sia eccessivamente frontale, insomma. Quindi se ho avuto ottime esperienze con alcune classi, molte più difficoltà sulle classi d'ingresso, il terzo all'ITIS e il primo alle superiori e il primo all'IPSIA, perché appunto i ragazzi sono un po' spaesati e sommare, diciamo, novità a novità in questo contesto anche spersonalizzante chiaramente crea dei problemi abbastanza importanti. Però penso che noi dobbiamo lavorare al massimo per cercare di superarli, dato il contesto in cui stiamo, che non dipende da noi, insomma. Grazie Federico. Voglio continuare sempre sull'aspetto della DAD, perché mi sembra che sia centrale rispetto all'organizzazione scolastica in questo momento. Rivolgendomi all'insegnante Patrizia e ponendogli un problema che si registra con la DAD, è l'abbandono scolastico da parte di bambini, che anche se pochi rappresenta sempre un problema sociale, evidenziando diseguaglianze che dovrebbero essere invece superate. Una delle cause riguarda proprio l'acquisto di informatica. Il governo Conte 2 ha messo a disposizione importanti risorse per fare in modo di dotare di tecnologie informatiche le famiglie meno abbienti, ma risultano ancora insufficienti. Quali conseguenze potremmo riscontrare? E questo fenomeno è destinato ad allargarsi? Sì, buonasera a tutte e a tutti. Io, oltre che un insegnante, faccio parte anche dei COBAS, quindi ho un punto COBAS scuola, un punto di osservazione un po' più ampio dal confronto anche nazionale su questo. Il problema principale, nel momento in cui un anno quasi ormai fa ha iniziato il lockdown, è che chiaramente la maggior parte delle scuole erano impreparate. Quindi già il momento della partenza con la didattica a distanza è stato molto molto eterogeneo. Io per esempio sto in un piccolo comune dove, per quanto riguarda la didattica a distanza nella scuola elementare o nella scuola secondaria di primo grado, quindi la scuola media, è partita molto molto tardi. E i problemi grossi, i dati che venivano citati sono quelli: ci sono ormai delle indagini statistiche che ha fatto la Federconsumatori, una indagine che ha fatto Save the Children, che parlano di una dotazione che in alcune aree raggiunge il 20% di carenza di dispositivi. Ma l'aspetto dei dispositivi è uno degli aspetti, perché il dispositivo, le scuole hanno anche fatto molto in questo senso per dare comunque dei dispositivi in comodato d'uso, in varie forme. Il problema è che accanto al dispositivo ci vuole la connessione, e la connessione è una connessione molto variegata nel territorio. Oltre alla connessione ci vuole anche una condizione abitativa che possa in qualche maniera favorire il concentrarsi con un dispositivo. Ci vuole quindi un contesto anche familiare, di spazi, di disponibilità, di tranquillità, che può far variare molto il modo in cui si può vivere questa didattica a distanza. E l'indagine di Save the Children ci dice che circa un terzo
degli studenti ha avuto difficoltà, parliamo soprattutto della fascia d'età tra i 14 e i 18, ha avuto difficoltà a seguire e questo ha aumentato anche l'abbandono scolastico. Sempre la stessa indagine parla di un abbandono scolastico che si dovrebbe aggirare intorno ai 38.000 a livello nazionale, in più di quello che c'è già di dispersione scolastica nel nostro paese. Quindi la ricaduta qual è? La ricaduta è che la pandemia, così come è successo per la sanità, così come è successo per i trasporti, così come è successo per le condizioni di lavoro, la pandemia si è installata in un corpo fortemente malato, che era quella di un'istruzione molto molto depotenziata. E quindi è chiaro che quello che è emerso è una risposta molto eterogenea. E quindi i danni che ne possono derivare, io sono d'accordo con Federico quando dice che non potevamo fare nient'altro e che anzi con le poche risorse a disposizione le scuole hanno cercato veramente e anche noi lavoratori e lavoratrici abbiamo cercato di dare il massimo, non si poteva fare diversamente. Però l'impatto che tutto questo sta avendo, non pensavamo che potesse durare un anno, e l'impatto è un impatto abbastanza devastante, soprattutto in alcune aree, soprattutto in alcuni contesti. Io sto in un liceo abbastanza ben piazzato dal punto di vista del riferimento sociale e il problema è stato minore che in altre realtà, anche cittadine. Quindi ecco, diciamo che la DAD ha messo in luce, se per caso ce ne fosse ancora bisogno, quante disuguaglianze ci sono nella scuola pubblica italiana. Grazie, grazie a Patrizia. Passiamo ora diamo la voce agli studenti attraverso Caterina Bagini. Gli studenti si sono molto battuti per le lezioni in presenza. Si presume quindi che consideriate la DAD un esperimento che vada quanto prima superato e che la scuola ritorni ad essere una comunità di giovani dove possa crescere e maturare una coscienza critica. Leggo male le vostre aspirazioni? Sì, buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per l'invito. Sì, allora, partiamo dal fatto che la didattica a distanza è stata sicuramente, come insomma è stato già detto da chi parlava prima, uno strumento quanto più necessario nel primo lockdown per garantire una continuità didattica e chiaramente con tutti i suoi limiti ha salvato un anno scolastico che altrimenti sarebbe andato perduto e avrebbe insomma penalizzato tutti gli studenti italiani. Quindi da questo punto di vista io credo sia stata una risorsa necessaria appunto nel primo lockdown. Dopo il lockdown però abbiamo visto come durante l'estate la situazione epidemiologica si era assestata e quindi c'era un minimo di speranza in un anno che sarebbe proseguito in modo migliore di come in realtà stiamo vedendo, ma quello che io vorrei dire è che non c'è stata la minima progettualità, soprattutto da parte della regione, per aver una riapertura in sicurezza e continuativa delle scuole superiori e di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Non sono stati fatti investimenti o sono stati fatti in modo molto, molto minimo dal punto di vista dei trasporti e dal punto di vista degli spazi, che sappiamo l'edilizia scolastica in Umbria essere una grande carenza, ma non dal Covid, da molti anni prima. Quindi proprio come diceva Patrizia, il Covid ha semplicemente evidenziato tutte le carenze del sistema pubblico scolastico, ma anche della sanità ad esempio. Quindi non sono stati fatti tutti, non sono state messe tutte quelle basi che servivano ad un rientro in sicurezza e che appunto sarebbe potuto essere continuativo, e infatti vediamo come di fatto le scuole superiori sono state aperte per un mese all'incirca tutto sommato, insomma da settembre a questa parte, il che è veramente drammatico e sta avendo degli effetti drammatici dal punto di vista psicologico negli studenti di tutta Italia. I dati che citavate sono quanto più drammatici a mio avviso. Si sta alzando il livello di dispersione scolastica in modo veramente, veramente drammatico e anche ci sono, vediamo tutti i giorni insomma
i professori poi sapranno dirci la loro, comportamenti, insomma, dal punto di vista psicologico dei ragazzi, sempre più chiusi, sempre più isolati, perché chiaramente questa situazione di chiusura fra le nostre quattro mura, di contatti sociali praticamente inesistenti e insomma stanno penalizzando tantissimo non solo il punto di vista sociale degli studenti, ma anche la vera e propria formazione. Gli studenti non sentono più quella voglia di stare tra i banchi di scuola in modo propositivo e cercare, insomma, di apprendere con gioia. Siamo costretti ormai dietro a uno schermo di un computer da troppo tempo, e sta diventando anche appunto un apprendimento passivo. Io credo che noi ci siamo fatti sentire molto durante tutto questo anno scolastico, sia come dal punto di vista studentesco, appunto io sono la coordinatrice di un sindacato studentesco che ha fatto molte azioni per cercare di tenere alta l'attenzione sulla scuola e sulla chiusura della scuola, ma anche insieme a Priorità alla Scuola abbiamo fatto tanto in questo senso, ma la regione Umbria, io mi sento di dire, si ostina a non prendersi la responsabilità politica delle sue scelte disastrose sulla scuola. Abbiamo visto solo due settimane fa che la scuola è stata riaperta e le scuole superiori sono state aperte alla bellezza di 4 giorni. Voglio sottolineare come anche questo apri e chiudi improvviso e questa, insomma, precarietà sia drammatica veramente dal punto di vista psicologico delle studentesse e degli studenti che ormai si sentono pienamente presi in giro. Grazie Caterina. Voglio continuare sempre su questo filone della DAD, dove risulta particolarmente inefficace per gli studenti disabili. Si parla di un abbandono scolastico che va da un quarto ad un terzo degli studenti. Anche questo è un tema che riguarda le diseguaglianze e il diritto allo studio. La parola ad Assunta. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. È molto bello poter parlare e condividere quelle che sono le problematiche della scuola da chi la scuola la vive dal dentro, perché molte volte arrivano sempre, insomma, decisioni che riguardano cambiamenti importanti oppure critiche particolarmente anche feroci, come l'allungamento dell'anno scolastico, come qualora noi da un anno a questa parte non stessimo già facendo scuola, anche se è appunto, come ha detto il collega Santi, diciamo uno strumento che non è paragonabile alla scuola in presenza, la DAD, però è ciò che ci permette di proseguire quella che è la funzione dell'istruzione e quella che è, diciamo, un diritto che è di tutti i ragazzi. Per quello che riguarda, diciamo, la mia esperienza, io posso dire che l'Istituto Agrario Ciuffelli è l'istituto agrario più antico d'Italia, ha una vocazione molto, diciamo, radicata nel territorio, quindi a Todi, e non è sicuramente una scuola di residenti, ma una scuola che raccoglie alunni che vengono anche da fuori regione, perché è strutturata anche con un convitto. C'è una presenza importante anche di alunni con disabilità. Io ad esempio insegno al biennio, 9 classi, in ogni classe c'è un ragazzo con disabilità. E diciamo, ciò che emerge assolutamente attraverso la DAD, possiamo considerare gli studenti, diciamo H, come li chiamiamo noi, gli studenti disabili, come coloro che hanno pagato il prezzo più alto della didattica a distanza. In Italia, in base a quello che è un rapporto importante sull'inclusione scolastica fatto dall'Istat proprio lo scorso anno, nel 2019, si ritiene che ci siano 300.000 circa sono i ragazzi disabili, gli alunni disabili a scuola pubblica, e di questi circa il 23% lo scorso anno scolastico sono stati, diciamo, non hanno partecipato alla didattica a distanza, quindi hanno perso il periodo della didattica a distanza l'anno scolastico che riguardava appunto lo scorso anno.
Questa percentuale, che è del 23% a livello nazionale, arriva circa al 3%, al 30%, scusate, per quello che riguarda invece il sud. Quindi c'è un incremento, insomma, anche più importante. E negli ultimi anni si sta notando anche un incremento importante e costante di circa il 6% annuo per quel che riguarda, diciamo, l'iscrizione degli alunni con disabilità. A cosa si sapeva, perché già le associazioni, parlando di didattica a distanza, già le associazioni si erano, diciamo, avevano protestato, le famiglie avevano protestato, perché sapevano, diciamo, le enormi difficoltà di un ragazzo disabile con l'ipotesi appunto della didattica a distanza. E diciamo, le cause essenziali quali sono? Innanzitutto, in primis, la gravità della patologia e della disabilità, perché la disabilità così non è fatta di un solo colore, no? Ci sono vari colori e ci sono anche varie tonalità di questi colori, quindi in base, diciamo, anche al livello, la gravità della disabilità, c'è stata una, diciamo, una parvenza di successo della DAD, oppure nei casi delle patologie più gravi un insuccesso totale. Poi la mancanza in molti casi anche di una collaborazione da parte delle famiglie, perché nei confronti dei ragazzi disabili, in tutto noi sappiamo, noi docenti sappiamo bene, no, che il patto di corresponsabilità educativa sta alla base del percorso scolastico e dell'educazione dei ragazzi, quindi la scuola chiede sempre di più quella che è la partecipazione della famiglia, ma nei confronti dei ragazzi disabili è ancora più importante il sostegno e la partecipazione e il procedere nella stessa direzione, l'uno, diciamo, a conforto dell'altro, a sostegno dell'altro, per cercare, insomma, di offrire al ragazzo la migliore istruzione possibile. Poi, diciamo, un altro elemento che incide molto anche sul fatto dell'abbandono, del fatto di una DAD inefficace per questi ragazzi, è anche la condizione socio-economica della famiglia. E questo è sia vero per i ragazzi che non hanno nessun tipo di patologia, come ha detto prima Patrizia, perché questa è una realtà, insomma, evidente, no? Che la didattica a distanza ha messo in evidenza le distanze, diciamo, le distanze sociali, le distanze economiche che ci sono ancora nel nostro paese. E poi, diciamo, c'è stata anche una difficoltà nel cercare di adattare quelli che sono i piani dell'educazione inclusiva, i cosiddetti PEI, alla didattica a distanza, perché c'è stata una difficoltà di comprendere come potevano essere adattati. E in ultimo anche, questo anche di nuovo comune con gli altri studenti, anche la mancanza di strumenti operativi, quindi dai computer, non solo i computer, dalla linea, da wifi, eccetera, eccetera. Quindi la scuola, diciamo, come luogo di inclusione, è messa a dura prova per tutti in tempi di Covid, ma soprattutto per i ragazzi H. E quindi il passo, no, molto importante che era stato fatto con l'abolizione delle classi, delle scuole speciali, l'abolizione delle classi, diciamo, differenziate, che si ebbe nel 1977, in questo periodo, diciamo, torna drammaticamente in molti casi, non in tutti, perché poi ci sono casi, insomma, felici anche, però, a farsi sentire. E per concludere, nel nostro, cioè il decreto, come sappiamo, il DPCM del 5 novembre ha posto l'alunno H in presenza, per venir meno, insomma, a questo gap importante che si registrava e che si era registrato già nell'anno precedente. Grazie Assunta. Dunque, la scuola negli ultimi decenni ha vissuto i suoi momenti più travagliati, dalla riforma Berlinguer, passando per la Moratti e la Gelmini, per finire con la buona scuola di Renzi. Il sistema scolastico ha visto solo controriforme che tagliavano risorse, minando le basi dell'insegnamento e del diritto allo studio. Sempre più abbiamo avuto un impoverimento culturale, sempre più l'obiettivo principale era una velleitaria formazione professionale.
Penso invece che la scuola debba formare coscienze critiche. Come vede la CGIL la scuola dopo la pandemia? La parola a Filippo. Eccolo, mi sentite? Sì. Intanto di nuovo buonasera a tutti, grazie dell'invito. Come vediamo la scuola post pandemia rispetto alle varie riforme anche che venivano appunto adesso ricordate, perché il nostro paese è passato, come dire, in diversi interventi all'interno della scuola, interventi attraverso l'istruzione. Però io credo che molte di queste riforme non abbiano messo al centro, e anche diciamo non proprio le recentissime, anche in qualche misura, ma non molto lontano, non abbiano messo al centro quello che effettivamente è l'opportunità dell'istruzione, quindi dell'apprendere, del conoscere, di essere informati, a partire appunto da ogni fascia d'età. Il conoscere sicuramente è uno degli elementi fondamentali per poter uscire non solo e soltanto da quello che è una condizione magari sociale, ma anche quello che è un arricchimento nel complesso della società. Nel senso che noi crediamo come organizzazione che gli interventi che sono stati fatti nel corso degli anni non hanno messo spesso al centro la scuola intesa come opportunità per l'alunno che la frequenta, il ragazzo che la frequenta e per i docenti che sono impegnati, come dire, a portare ricchezza agli alunni stessi, ma hanno fatto soltanto i conti con la condizione economica molto spesso. E questo non è valso soltanto da un punto di vista dell'intervento per i vari provvedimenti interni scolastici, ma anche per l'insieme della scuola. Penso alle infrastrutture. Adesso abbiamo parlato di quello che è il contesto delle infrastrutture materiali e immateriali, così possiamo definirle, ma anche quello che è, prima della pandemia, l'edificio stesso scolastico e quindi l'intervento nei luoghi fisici della scuola. Questa, diciamo, non è stata colta prima della pandemia e non è stata colta, se mi permettete di dire, neanche, diciamo, in quel lasso di tempo, lo ricordava la studentessa, rispetto al fatto che dalla prima ondata della pandemia noi abbiamo avuto, diciamo, un po' di tempo, se così possiamo dire, per poter intervenire su alcuni aspetti, e credo che non è stato colto questa opportunità nella maniera più assoluta, tant'è che ancora oggi, come dire, abbiamo una condizione che vivono i nostri ragazzi e i nostri lavoratori e lavoratrici all'interno della scuola di grande disagio. Mi fermo qui, affermo il grande disagio, ma diciamo che questo, noi al di là delle statistiche di oggi, credo che lo vedremo meglio nel corso del tempo, perché quello che stanno vivendo i nostri ragazzi, i nostri insegnanti, e mi permetto di dire la società nel suo insieme, in quanto praticamente prospettiva futura, come è di una pesantezza non indifferente. Questo non vale solo e soltanto però per il livello, perché veniva richiamata anche la responsabilità politica. Io non credo che sia solo e soltanto nel livello nazionale, credo che sia anche nei livelli locali. E in queste ore, in questi momenti, per esempio, stiamo vivendo quello che è la riapertura sì, la riapertura no delle scuole. Insomma, noi siamo legati a ordinanze locali per capire se domani mattina ci sono le scuole aperte in alcuni comuni oppure no, cioè decidono tutto quanto troppo, diciamo, nell'ultimo momento. E in più credo che l'intervento che andava fatto senza ombra di dubbio era l'intervento, come dire, quello di poter dare il supporto, in questo caso materiale e immateriale in qualche misura, agli studenti per quanto riguarda il poter frequentare la DAD. Io non sono così convinto che spostare di qualche giorno possa andare al recupero di quello che si è perso. Credo che non si è perso per quello che è stata l'organizzazione che è stata messa in campo rispetto a quello che erano le possibilità. Penso che si sia perso perché nel nostro paese, nel nostro territorio, ormai da troppo tempo vigono delle situazioni, sia da un punto di vista dell'edificio che richiamavo, sia da un punto di vista dell'organizzazione, che non permette quindi quella libertà di apprendimento e di approfondimento che invece c'è la necessità che ci sia all'interno del nostro territorio e del nostro paese.
Faccio un'ultima considerazione, sempre per rimanere smart, come oggi insomma si usa dire, la DAD e quindi il collegamento web ce lo impone in qualche misura. Io credo che ci sia la necessità, ma veramente, anche se siamo ancora in piena pandemia, perché la nostra regione purtroppo insomma dei dati statistici non di poco conto, anche anzi le ultime diciamo segnalazioni fanno riferimento proprio diciamo alle fasce d'età più basse per quanto riguarda il contagio, però ci sono delle condizioni che senza ombra di dubbio possono essere messe in atto da qui a breve, e qui il richiamo alla politica lo trovo giusto, alle istituzioni, e che vanno messi in campo. Non possiamo pensare di poter agire con strumenti ordinari in una condizione straordinaria, e quindi io credo, auspico che ci possa essere, come dire, in prospettiva, perché domani non facciamo nulla, come dico spesso, in prospettiva un'azione di governo più forte da un punto di vista degli investimenti, più forte da un punto di vista istituzionale per quanto riguarda anche qui alcuni investimenti si possono fare a livello locale, ma delle azioni che possono dare concretezza effettivamente a quello che è una condizione ordinaria, ma anche far fronte a una condizione straordinaria del sistema scuola, perché non ci possiamo assolutamente permettere in questo nostro paese di poter rimanere indietro, far rimanere indietro i nostri ragazzi rispetto a quello che è l'apprendimento. Certo, grazie quindi dell'intervento. Volevo un po' raccogliere il discorso che abbiamo fatto in un concetto un pochino più generale, collegato proprio alla regione Umbria, che sta vivendo anche lei un suo periodo critico riguardo alla scuola. Io incontro giovani, mi sembra almeno da un impatto, che siano spaesati, privi di riferimenti ideali, culturali, a parte poche eccezioni come stasera Caterina ci ha dimostrato, e quindi bisognerebbe ricreare questo clima diciamo di connessione fra la società e la scuola, e questa sinergia fra le varie realtà territoriali. Una domanda che rivolgo a tutti e che prego di rispondere seguendo l'ordine che abbiamo tenuto. Quindi la parola a Federico. Ma dunque, io non so se il ritratto che noi facciamo dei ragazzi, è sempre difficile capire se il ritratto che noi facciamo dei ragazzi sia diciamo un ritratto che fotografa realmente la situazione dei ragazzi, e quanto invece sia l'obiettivo che abbiamo noi, distanti nel tempo da loro, insomma, nel dipingerli, che poi crei una realtà che non so quanto possa essere corrispondente al vero. Io mi ricordo che cose analoghe si dicevano anche quando ero giovane io, dicevano le persone che avevano l'età mia, presso poco, insomma, che eravamo dei ragazzi che non avevano più gli ideali di un tempo, dei ragazzi che avevano difficoltà relazionali. Io ho vissuto l'inizio del cellulare, quindi si stava sempre al telefono, poi c'è stato lo smartphone. Io non so, io sinceramente insegno da 20 anni e non mi sono fatto un'idea che possa generalizzare questa generazione di ragazzi e queste generazioni di ragazzi. Quello che è sicuro è che gli enti formativi che hanno intorno questi ragazzi sono disastrosi, cioè non danno prospettiva. Questi ragazzi non è che non hanno una prospettiva perché non la cerchino, oppure hanno sviluppato una forma di cinismo perché diciamo sono dei bamboccioni che quindi non hanno voglia diciamo di lottare per i loro ideali. È che gli strumenti che noi avevamo, in cui credevamo in realtà, perché poi non è che l'abbiamo usati così bene, lo dico per me in primis, questi stessi strumenti oggi loro li vedono usurati. Basti pensare che saltiamo da un salvatore della patria all'altro per ogni tipologia di problema che si pone la nazione, politico, ma non solo politico, saltiamo sempre da un salvatore della patria all'altro, non c'è più una metodologia che ci permette di parlare di un discorso pubblico, di creare una prospettiva condivisa. La stessa scuola oggi vive, secondo me, con degli sforzi enormi, una contraddizione incredibile. Noi abbiamo
dei colleghi che sono riusciti a far fronte a questa nuova competenza digitale con uno sforzo immane, immane, per stare al paro con i ragazzi che vivono oggi. La percezione è questa. Mentre una volta c'era la realtà che andava a una certa velocità e avevamo anche degli elementi per interpretarla in maniera tutto sommato, approssimativamente corretta, oggi la percezione è che la realtà vada a una velocità tripla di qualunque analisi. E quindi noi ci troviamo sempre a posteriori o a fare le riserve sempre in difesa, perché non abbiamo una capacità propositiva o propulsiva, oppure a gestire semplicemente il presente senza avere tantissime proposte da fare, se non appunto quello di gestire alla meno peggio quello che abbiamo intorno. Questi ragazzi non hanno una prospettiva, perché se la vogliono se la devono costruire integralmente, perché diciamo che secondo me il mondo che hanno intorno non li aiuta ad avere dei riferimenti che possono essere per loro utili. Quindi non so se ho risposto alla domanda, ma per dare una piattaforma sulla quale i ragazzi possano trovare un'identità, diciamo, per il futuro, bisognerebbe che ce l'abbiamo anche noi. E a me sembra che invece in questo momento noi stiamo sempre mettendo toppe a quello che succede, perché non riusciamo più a interpretarlo correttamente, perché la realtà di quello che accade supera la nostra capacità di analisi. Grazie, grazie Federico. Vi comunico che intanto ci sono commenti sulla chat e apprezzamenti per i vostri interventi. Sara Bistocchi, brava Caterina, bravissima Assunta, interessante l'intervento della professoressa Assunta Casagrandi. Anche per Patrizia sono stati dei apprezzamenti, quindi grazie dei vostri interventi, diciamo, autenticati anche dai commenti che riceviamo sulla chat. E quindi passo la parola a Patrizia. Io penso che quello che ricordavi anche tu su quali sono state le riforme che hai citato, le tappe principali, il danno principale che è stato fatto è quello che noi oggi abbiamo una scuola pubblica statale che non è più la scuola della Costituzione, forse è stata solo per un brevissimo periodo dopo le lotte del 68, cioè una scuola che veramente riesca a rimuovere gli ostacoli e soprattutto a innalzare le opportunità per chi opportunità di partenza per la situazione socio-familiare non ha. Nel momento in cui viene meno questo come ruolo della scuola, se la scuola deve fondamentalmente sancire ciò che già esiste nella società, è una scuola assolutamente depotenziata della sua funzione. E è qui che noi dobbiamo lavorare, perché la scuola pubblica statale, quindi io ribadisco sempre questi due concetti, perché altrimenti se vogliamo fare altro ci abbiamo di tutto in giro, no? Che la scuola pubblica statale sia soprattutto questo, cioè sia opportunità, rimozione degli ostacoli, opportunità soprattutto per chi proviene da situazioni dove questi ostacoli sono enormi. Quello che è successo in questi anni è esattamente quello che veniva in parte anche ricordato, cioè che le condizioni di partenza fanno decidere già quale sarà il percorso scolastico, perché noi non dobbiamo dimenticare che quando si parla di dispersione scolastica, nei dati della dispersione scolastica, è uno dei motivi per cui è calata dal punto di vista delle percentuali delle statistiche, perché ovviamente chi a 14 anni va nella formazione professionale o con un contratto di apprendistato, ai fini delle statistiche è uno studente, una studentessa, cioè una persona che ha completato il suo obbligo scolastico formativo. Ma stiamo scherzando? Che cosa ha in comune un contratto di apprendistato con una formazione scolastica di istruzione, con tutto quello che sappiamo? Tornando però ai giovani, io con Caterina, per esempio, stiamo lavorando ormai da 10 mesi all'interno di un bellissimo comitato che è Priorità alla Scuola, dove dentro ci sono anche molti studenti e studentesse. E dov'è che si crea
secondo me, l'aggancio è quello anche per lottare per una scuola che veramente soddisfi tutte le componenti. E da questo punto di vista i giovani, gli studenti e studentesse ci sono. Quello che manca, secondo me, è la visione e soprattutto la trasformazione di questo presente, per cui loro, come purtroppo molti di noi, sono delusi, cioè non vedono questa prospettiva, questa speranza che noi dobbiamo assolutamente invece ricostruire. La regione Umbria, visto che vogliamo anche dare un demerito a quello che sta accadendo in questa regione, lo dobbiamo assolutamente fare, perché noi abbiamo una normativa nazionale, ma poi la regione, soprattutto ovviamente stiamo dicendo che tutti i governi nazionali e regionali che nel corso del tempo ci sono stati hanno portato avanti un progetto di trasformazione della scuola che era purtroppo molto vissuto in sintonia, cioè una scuola comunque depotenziata, una scuola differenziata dal punto di vista delle opportunità, una scuola delle disuguaglianze. E è lì che dobbiamo lavorare, quindi. La Regione Umbria, in uno dei suoi primissimi atti del giugno dell'anno scorso, che ha dato ampliato la possibilità di passare all'apprendistato, alla formazione, anziché da 15 anni, come la normativa nazionale, da 14 anni. Quindi ha anticipato la fuoriuscita dall'istruzione. Ditemi voi quale opportunità e quale vicinanza possiamo avere con giovani che si sentono così messi ai margini, cioè che non hanno la possibilità, non dico di un ascensore sociale, ma sì, questo, se noi andiamo a vedere la composizione delle varie scuole, l'abbandono scolastico al liceo classico è dello 0,9%, è chiaro, quindi questo è sancire quello che poi ogni studente e studentessa vive nella sua condizione. Quindi quello che noi possiamo dare come adulti, prendendoci la nostra responsabilità, è di consegnare una scuola ai giovani di oggi completamente diversa, che dia veramente delle opportunità di uguaglianza. Questo penso che è la sintonia maggiore che possiamo avere. Grazie, grazie mille. Intanto vi leggo un altro commento che mi sembra degno di essere considerato. Tenete duro, si è capito forse che si deve ripartire dalla scuola. Siamo qui proprio per questo, considerando la scuola un elemento importante, un'istituzione da difendere, sempre da migliorare. E quindi vogliamo sentire a proposito anche l'opinione di Caterina. Sì, io intanto ringrazio anche Patrizia, perché penso sia stato un intervento molto prezioso, infatti un po' mi lego. Io credo appunto, come già veniva detto, che per avere parlo anche insomma un po' personalmente, per avere una prospettiva non sia utile frequentare la scuola in modo passivo e quindi semplicemente studiare italiano, studiare storia, studiare matematica e cercare di individuare la materia che ci piace di più e poi cercare di proseguire su quel percorso, ripeto, in modo anche abbastanza passivo, senza sapere dove ci porterà, senza avere un obiettivo preciso, ma io penso che la differenza la faccia veramente vivere la scuola in maniera attiva. E che significa vivere la scuola in maniera attiva? Significa essere interessati e riuscire a partecipare attivamente in quello che succede. Io per esempio sono una rappresentante di consulta e mi sono sempre impegnata su questo fronte perché mi interessava, perché ho sempre avuto degli interessi a livello appunto scolastico, per capire i processi, per capire come funzionavano gli organi istituzionali e mi sono sempre interessate queste cose. Ma io credo anche serva un coinvolgimento chiaramente dei docenti e insomma sì, dei docenti che riescano in qualche modo a coinvolgere gli studenti non solo nelle dinamiche interne alla scuola, forse questa è una prima partenza insomma per
far affacciare appunto le studentesse e gli studenti a qualcosa che spazi anche dalla didattica stretta, che quindi è studiare appunto la Rivoluzione francese piuttosto che un'altra cosa, ma cercare di applicare appunto le conoscenze anche all'attualità. Io sono molto grata di avere dei professori che mi fanno insomma sempre delle lezioni, insomma molto spesso sull'attualità, quello che succede in un determinato stato, la lezione di storia applicata a una determinata cosa, che secondo me è fondamentale per quello che la scuola serve, quindi appunto per creare un percorso formativo che non resti semplicemente nei libri di testo, ma che faccia rendere conto agli studenti anche di un percorso che si vuole effettivamente fare. Detto questo, quello che chiaramente veniva ricordato della storia un po' delle riforme della scuola, chiaramente non aiuta per niente tutto questo processo di cui parlavo, proprio perché intanto da un lato si è sempre disinvestito nella scuola. Quest'anno forse è il primo anno in cui da 20 anni insomma che vengono investiti dei soldi nella scuola, perché pensare di non farlo sarebbe stato veramente catastrofico, ma chiaramente i soldi che sono stati investiti a livello ministeriale in questo anno non potranno mai andare a sanare tutte le lacune che la scuola ha. E quindi chiaramente quando gli studenti percepiscono che lo Stato, che l'opinione pubblica in generale non si interessa a loro, è normale, è di riflesso che gli studenti non si interessano allo Stato, all'opinione pubblica e ai processi che succedono fuori dalla scuola, o perlomeno si interessano insomma con meno interesse, ecco, mettiamola così. Oltre a questo, io credo che viviamo comunque sia una scuola, appunto, come diceva Patrizia, molto diseguale, ma anche che non permetta troppo la partecipazione degli studenti. Io in realtà non mi immagino la scuola che appunto di cui si parlava post-Covid. Nel mio immaginario non è assolutamente quella che abbiamo lasciato, ma è una scuola appunto dell'uguaglianza, che non lascia indietro nessuno, come è stato fatto in questo periodo. Ma per fare questo è necessario avere attenzione, avere cura per tutti gli studenti che hanno evidentemente dei processi di apprendimento diversi. Io sicuramente apprendo in modo diverso rispetto al ragazzo che ha delle disabilità, e non possiamo essere messi tutti nello stesso piano. Bisogna rendersi conto che ogni studente ha bisogno di un processo educativo specifico e un'attenzione specifica soprattutto. Non possiamo tutti gli studenti, io non credo assolutamente che possano essere definiti con un numero, quindi tu a italiano sei 7, tu sei 5, questa cosa per me è totalmente impensabile. Spero che quello che sta succedendo in questo momento possa in qualche modo smuovere insomma l'opinione pubblica e farci rendere conto che la scuola del futuro non può essere come quella che è stata dalla riforma Gentile ad oggi. Grazie, grazie Caterina. Dagli ultimi due interventi prendo spunto per fare questa domanda. Si prende come riferimento la Costituzione repubblicana, la nostra Costituzione, quindi il diritto allo studio, e come essa sia sempre più una Costituzione formale che contraddice completamente quella materiale. Quindi meglio di una professoressa di diritto, la domanda la rivolgo purtroppo c'è, diciamo, un contraddittorio tra lo scritto costituzionale e ciò che invece viene messo in pratica ormai da tanti anni. Questo non significa che il nostro ruolo, diciamo, deve abbassarsi, deve appiattirsi verso il basso, come dice l'OCSE. Ho avuto modo di vedere uno studio dell'OCSE che ha definito l'Italia come un paese intrappolato in un equilibrio delle basse competenze. Questo penso che rispecchi molto quello di cui stiamo parlando. Ciò nonostante, noi abbiamo una missione, perché l'insegnante è una professione
un'azione che non si fa per lo stipendio, non si fa per la remunerazione, ma si fa veramente perché si sente una missione. E io penso che i ragazzi siano assolutamente il tesoro più grande di cui dispone la nostra, il nostro paese, e noi siamo fortunati a poter, diciamo, relazionarci con loro. La dicotomia, io lo dicevo, io insegno diritto e economia, delle volte dico che è un po' imbarazzante, perché io insegno la Costituzione, io insegno come nasce la Costituzione, vogliamo, è veramente, no, è anche emozionante, è commovente come nasce la nostra Costituzione, da come nasce. Leggere la Costituzione, sapendo come è nata la Costituzione e sapendo tutto ciò che c'è stato prima, vi assicuro che, come insomma, non penso che io sia l'unica, che è commovente. Ci sono delle parti, ci sono dei passaggi che riguardano i diritti, il riconoscimento di diritti, il riconoscimento di libertà, che sono delle conquiste immense. Ed è vero che la Costituzione sta lì, è alta, altissima, e poi però è carta morta, cioè la Costituzione da sola non cammina, non ha, o diciamo, una vita propria per poter muoversi. Gli articoli di per sé sono scritti, sono bellissimi, tutti 139, ma cosa fanno? Chi è che la mette in moto la Costituzione? Siamo noi, in primis sono i cittadini. Io ho regalato, cerco di regalare ai miei studenti il testo della Costituzione, con la raccomandazione di indossarla come un abito, no? Come un manto sacro, una cosa un po' alta, 14-15 anni, però gli dico: come l'abito più bello che avete. Bisogna conoscerla, bisogna leggerla e bisogna cercare di farla propria. Noi, in primis, perché la Costituzione non è solo scritta per chi ci governa o per, diciamo, gli uomini di potere, gli uomini politici, si rivolge in primis a tutti i cittadini. E ognuno, quello che cerco di passare ai miei ragazzi, che ognuno di noi deve fare la nostra parte e di sviluppare attraverso anche quello che è l'insegnamento dell'educazione civica, no? Che quest'anno è tornato obbligatorio, di cui appunto vorrei appunto accennare. Quest'anno è stato reintrodotto lo studio dell'educazione civica con un voto in pagella che determina le medie, no? Che quindi è un voto come quello di italiano, come quello di matematica, eccetera. Ed è qualcosa di bello che si sia tornati a immaginare e a sentire la necessità di insegnare di nuovo l'educazione civica. Il modo in cui poi, come è stata reintrodotta all'italiana, no? Non mettiamo una nuova competenza, non mettiamo una figura, ma spalmiamo l'insegnamento tra gli insegnanti che già ci sono, pro bono, decurtiamo, facciamo i magheggi perché io devo decurtare 13 ore per mettere l'insegnamento dell'educazione civica dalla mia disciplina curricolare. Quindi le cose, insomma, vengono messe così. Noi le vorremmo che i concetti come alti avessero un'applicazione altrettanto alta. Così non è, però non dobbiamo per questo disperdere le nostre energie, le nostre potenzialità. Noi dobbiamo essere anche un po' illusionisti, no? Io lo dico anche per la mia materia. Io devo cercare di fare amare ai miei ragazzi la Costituzione, e anche se è vilipesa delle volte, anche se è calpestata, non importa, quei principi ci sono, sono lì e sono saldi. Noi li dobbiamo conoscere, dobbiamo fare il nostro, ognuno deve fare il nostro, perché l'educazione civica, conoscere la Costituzione, significa sviluppare anche un proprio senso civico, cioè per agire all'interno della società con un proprio senso di responsabilità, e soprattutto per bandire quello che oggi è un atteggiamento molto diffuso, che è quello dell'indifferenza, che storicamente ha portato qualcosa, no, di molto terribile, però è sempre lì, che può tornare, che può tornare, che può tornare. Noi diciamo: ah, no, certe cose non possono tornare. No, possono tornare nel momento soprattutto in cui si delega con estrema diciamo facilità, e si cerca di, insomma, di dare agli altri ogni tipo di responsabilità, ogni tipo di impiccio, no, che a noi dà fastidio. Quindi c'è una dicotomia, è vero, Attilio, grande, però i principi, per favore, per fortuna la Costituzione c'è, quella è lì, quella è salda, verrà anche modificata, in parte lo è stata, perché è giusta, perché è stata pensata anche per essere modificata, però noi dobbiamo insegnarla e farli innamorare
di questo. E quindi poi con la bellezza che hanno tutti quanti i nostri ragazzi, ognuno ne farà sicuramente a modo loro, io spero, un piccolo capolavoro. Quindi io sono molto ottimista, come senti dalle mie parole, nonostante tutte le difficoltà. Nonostante l'indifferenza sia il male della storia, come ci ricordava Antonio Gramsci. Esatto, esatto, esatto. Beh, uno dei mali più grandi, questo è vero. No, quindi anch'io sono... fa piacere che venga insegnata la Costituzione nelle scuole. Il Comune di Torgiano anni fa, per l'occasione del 60° anniversario della Costituzione, regalò un libricino della Costituzione. Si fece un'iniziativa pubblica, era rivolta alle scuole, purtroppo vennero pochi studenti qui a Torgiano, quindi non ci fu questo discorso che non era stata piena soddisfazione perché c'era stata una scarsa partecipazione. Comunque è importante insegnare la Costituzione nelle scuole e ai ragazzi. E passo la parola a Filippo. Hai il microfono spento. Ah, ok, aspetta. Ecco, si sente? Sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Ah, ok. No, voglio ripartire un attimo dal far comprendere bene la Costituzione, diceva la professoressa, e anche con l'ultimo inserimento l'azione civica, veniva definita, insomma, il senso civico di ognuno di noi. Penso che sia fondamentale, perché giustamente la Costituzione, i nostri diritti non camminano se non camminano su le gambe e la testa delle persone, questo è sicuramente un dato di fatto, però come spesso succede, aggiungendo un più uno si toglie un pezzettino dall'altra parte, quindi non c'è l'idea di porla come centro, al centro dell'attenzione, e questo è uno dei mali della nostra società, cioè non si scommette per comprendere bene la Costituzione, per non comprendere bene quello che poi essa possa rappresentare e quindi poi dare gambe. Questo penso che sia uno degli elementi che nel nostro paese, come dire, quando veniva citato anche che l'Italia è intrappolata nelle basse competenze, come dire, deve far riflettere tutti quanti noi. La prima considerazione è questa. La seconda considerazione che voglio fare è, veniva detto sull'apprendistato, io non credo che dobbiamo andare giù così con l'ascia nell'apprendistato, penso che vada normato sicuramente, magari migliorato, ma rendere esigibile anche quello che possa essere un confronto del mondo del lavoro nelle varie opportunità e sfaccettature che esso rappresenta. E quindi sicuramente un'attenzione migliore va posta, senza ombra di dubbio. L'altra considerazione, voglio aggiungere invece quello che è, secondo me, torno a ripetere, la necessità di intervenire, veniva ripreso per quanto riguarda anche il contesto territoriale. Io credo che non c'è ancora, non è maturo nel nostro paese quello che effettivamente serve al paese e quello che bisogna mettere a disposizione dei ragazzi, in primis, ma anche di chi lavora all'interno di questi, nei vari livelli scolastici. Perché per esempio, stasera non abbiamo parlato ancora, però, ma mi sembra normale che ci sia ancora, vedi con il Covid, quello che è un numero chiuso, per esempio, per quanto riguarda il pezzo dell'università? Secondo me non è normale. Penso che vada, come dire, posto rimedio velocemente, perché questa condizione, tant'è che nelle varie riforme che abbiamo stasera anche in qualche misura ricordato, se non ricordo male, il pezzo che legava l'accesso universitario era legato soltanto alla frequenza dei licei classici, ma al di là di questo, cioè, credo che lì anche vada, come dire, posto rimedio per quanto riguarda anche la prospettiva che diamo ai nostri ragazzi, perché lì si preclude una opportunità rispetto a quello che possono essere anche le intenzioni o quantomeno la voglia che ognuno di noi possa esprimere, voglia esprimere per quanto riguarda il proprio futuro. E poi, per ultimo, io credo che la responsabilità non sia soltanto e solo, come ho cercato di dire all'inizio, all'interno del contesto del governo centrale, sicuramente la parte più grande,
ma c'è sicuramente per quanto riguarda anche i contesti territoriali. La regione, veniva richiamato, come dire, ha una parte non indifferente anche rispetto a quello che è non soltanto, diciamo, l'indirizzo centrale, ma anche il contorno, perché quando si parla di disuguaglianza e si aggancia al sapere e quindi all'opportunità di poter frequentare, conoscere e quindi poter aumentare il proprio grado e il livello di istruzione di ognuno di noi, non possiamo mai dimenticare che la disuguaglianza e quindi l'opportunità e l'accesso al diritto allo studio non è solo e soltanto all'interno dell'edificio e all'interno di quello che è il contesto, diciamo, dello sviluppo delle varie materie, ma anche quello che naturalmente gira intorno. Penso a tutta la parte, diciamo, logistica che porta i nostri ragazzi ad arrivare all'istituto scolastico, penso anche a quella che è la condizione di provenienza delle proprie famiglie. Quindi l'intervento, per riprendere il dettato costituzionale, l'intervento è superare praticamente le barriere e rendere tutti quanti, dare a tutti la possibilità di stare sullo start allo stesso livello e non magari a un livello maggiore, perché come di, se no la difficoltà aumenta ancora di più. Quindi vanno abbattute tutte quante le barriere, non solo soltanto quelle, diciamo, legate all'interno della scuola, ma anche quelle che, come potrei dire, quelle che sono intorno, diciamo, al contesto scolastico. E una di queste, per esempio, che non riguarda gli studenti ma riguarda indirettamente anche gli studenti, è, come dire, le nomine che ogni anno noi stiamo lì a aspettare con le mani giunte affinché ci possano essere tutti gli insegnanti di ruolo all'interno dei vari gradi scolastici, anche con il contorno di quello che è l'apparato tecnico, che fa sì che un edificio, io lo voglio definire così, il luogo fisico praticamente dove i ragazzi si recano tutte quante le mattine, abbia, come dire, tutte le condizioni per poter espletare al meglio quello che è la didattica scolastica. Ecco, questo secondo me è la necessità nel nostro paese, per innalzare e non rimanere intrapponati, come diceva la professoressa, nelle basse competenze. Per innalzare le competenze occorre rimuovere tutti gli ostacoli, quelli interni e quelli esterni, e quindi ci vuole un'azione politica istituzionale, cioè una vera applicazione della Costituzione. Grazie Filippo. Prima vi parlavo di apprezzamenti, c'è una critica che ci viene rivolta invece per quanto riguarda l'apprendistato scolastico. Si dice che sono progetti dove i ragazzi dal terzo anno, soprattutto del professionale, entrano nel mondo del lavoro. Quindi volevo fare una domanda in merito per dare una risposta al nostro amico che voleva interloquire con noi. Grazie. E quindi la parola a Federico. Microfono. Riguardo l'apprendistato, quindi? Sì, sì, qui è, sì. Ci viene proprio specificato. Però forse si riferiva a quello che avevo detto io, quindi se vuoi posso anche rispondere. Sarebbe interessante che magari che rispondesse Patrizia. Io posso dire che dal punto di vista di alcuni ragazzi del professionale, del tecnico... Perché faceva proprio riferimento soprattutto... dove i ragazzi dal terzo anno, soprattutto del professionale, entrano nel mondo del lavoro. Ma parliamo di alternanza o di apprendistato? Qui parla di apprendistato scolastico. Sono progetti dove i ragazzi dal terzo anno, soprattutto del professionale, entrano nel mondo del lavoro. Proprio scritto così. Va bene, allora io, Patrizia, poi ti passo subito la parola. Volevo solamente dire che se si tratta di... Del progetto di alternanza scuola-lavoro ci sono delle criticità che sono anche relative a alcune tipologie di scuole, nel senso che per alcune scuole sono dei progetti che non hanno né capo né coda, da quello che so io, e poi anche alcune tipologie di approccio non sono del tutto positive, tipo se io tengo dei ragazzi a fare le fotocopie in uno sgabuzzino, oppure gli faccio fare ogni giorno cose meccaniche per cui loro non acquisiscono né esperienza di quel lavoro né nessun tipo di competenza, chiaramente sono cose che servono solo, diciamo, a produrre un minimo di manodopera a basso costo. Io posso dire, nella mia esperienza, l'integrazione del professionale del tecnico, molto spesso, se l'azienda è un'azienda seria e se chi organizza questo tipo di interazioni lo sa fare,
e lo sa fare bene, si possono creare anche delle sinergie importanti. I ragazzi più che altro possono capire, possono dare uno sguardo al mondo del lavoro e capire se poi, fra l'altro, quella scuola risponde alle proprie esigenze personali, perché molto spesso questi ragazzi fanno, non si parla mai di orientamento, ma questi ragazzi devono decidere che scuola fare a un'età molto, molto bassa, nel quale sono molto insicuri, e molto spesso ho visto che queste esperienze permettono anche loro a volte di confermare le proprie idee su quello che vogliono fare da grandi, tra virgolette, ma a volte anche gli fa capire che non era proprio quello. Quindi alcuni, per esempio, continuano, studiano, fanno l'università, cambiano scuola. Quindi da questo punto di vista ogni esperienza può essere positiva. Il problema è come viene messa in atto e come viene organizzata. Grazie. Patrizia. Sì, io penso che si riferisse proprio a quello che avevo detto io. Non intendevo, che penso che fosse soprattutto alternanza scuola-lavoro, non intendevo i progetti che si fanno nei professionali. Io ho insegnato 15 anni a professionale, prima della riforma Gelmini. Quello che non condivido, che era quello che io volevo dire, è uscire dal mondo dell'istruzione a 14 anni. Perché vai nella formazione professionale o vai con contratti di apprendistato, è una cosa completamente diversa. Era riferito al fatto che a 14 anni non ci può essere questa differenziazione, che poi diventa una differenziazione quasi naturale in base alla provenienza. Quello che io intendo dire è che noi ci dovremmo impegnare, questo lo penso con molta convinzione, che non ci debba essere questa differenziazione, ma che dobbiamo arrivare a un obbligo scolastico e probabilmente a una scelta di indirizzi a 16 anni, dopo magari aver fatto un biennio comune a tutti e tutte, senza questo canale così differenziato precocemente, perché il taglio che è stato fatto con la riforma dei professionali, tagliando i laboratori, cioè delle esperienze bellissime che si creavano all'interno dei professionali, con ore a disposizione, con laboratori, con insegnanti tecnico-pratici, è chiaro che questa trasformazione è stata una trasformazione per il risparmio, ma è anche una trasformazione sociale profonda. Perché è ovvio che l'obiettivo poi qual è? È che noi abbiamo comunque un impegno da parte anche dello Stato diverso nella formazione dei nostri giovani, perché l'impegno che si può mettere per chi di non avere questi percorsi segnati in maniera così precoce, che rendono poi il futuro già fortemente segnato. E da questo punto di vista io trovo quindi una grande preoccupazione, e ribadisco, non mi riferivo ai percorsi di alternanza che si fanno dal terzo anno in poi nei professionali, e capisco benissimo quanto è dura fare la DAD nei professionali, ma perché la trasformazione che è avvenuta nei professionali è la conseguenza di questi tagli e di queste riforme. Quello che io trovo adesso una grande preoccupazione anche per la fase politica che sta iniziando, perché quello che noi sappiamo già delle figure che ci sono già designate all'interno del nuovo governo, ci dicono di progetti su cui noi possiamo già ragionare. Il piano Colao, che già era stato presentato rispetto all'istruzione, dà un ruolo importante, cioè importante nel senso che possiamo già ragionarci sopra, perché da una parte si dice è una scuola di disuguaglianze, e questo non lo dico solo io, lo dice anche il piano Colao, che poi è stato un po' accantonato dal governo Conte 2. Il problema poi sono le misure che si pensa di mettere in atto per far sì che la scuola non sia una scuola, la scuola pubblica statale, una scuola delle disuguaglianze. E questo diventa l'aspetto centrale. E io continuo a chiedere e a pensare che noi dovremmo chiedere, parlo soprattutto come area molto larga a cui apparteniamo sicuramente tutti noi che siamo qua, politica, penso che ci siano grosse battaglie da fare proprio per far sì che si possa investire su una scuola pubblica statale di qualità, che dia opportunità per tutte e tutti, per esempio facendo un biennio comune, e per esempio aumentando anche un obbligo scolastico fino a un'età degna,
che potrebbe essere appunto quella anche dei 18 anni, ma queste sono proposte su cui ragionare. Di sicuro quello che chiediamo è un investimento, ma non che la scuola sia in funzione del mondo anche delle aziende, no? Perché se noi andiamo a leggere anche la filosofia che c'è dietro il recovery per quanto riguarda i fondi per la scuola, beh, lì c'è molto da lavorare. Prima di tutto ci dobbiamo riflettere e dare poi anche noi delle indicazioni per far sì veramente che ci sia, come diceva qualcuno in chat, una scuola veramente che è riportata al centro della nostra attenzione e delle politiche. Grazie Patrizia, non credo che abbiamo soddisfatto come risposta al nostro interlocutore, perché ci critica dicendo che la normativa sull'apprendistato dove studenti lavorano e studiano non è conosciuta. Non so. Però no, da come ho sentito le risposte mi sembrano abbastanza puntuali e precise. Caterina. Io faccio una battuta sull'alternanza scuola-lavoro, che è qualcosa che mi tocca chiaramente più da vicino dell'apprendistato facendo un liceo e che io ho svolto in realtà in maniera positiva, molto positiva dal mio punto di vista personale, perché sono stata fortunata. Facendo un liceo linguistico ho avuto l'opportunità, ora quest'anno evidentemente non l'avrò per causa di forza maggiore, ma l'anno scorso sono stata salvata proprio per un pelo, di fare una settimana all'estero, un anno in Francia, un anno in Spagna, un anno in Inghilterra, in base alle lingue insomma che si studiano, e di seguire corsi di lingua specifici nel, insomma, chiaramente su scuole del paese, insomma, e di fare varie attività e esperienze, insomma, che orientano chiaramente a degli sbocchi lavorativi, chiaramente che abbiano a che fare con le lingue. Ora, io mi sono resa conto che non sarà il mio campo di studi, però sono comunque esperienze molto, molto significative. Quindi dal mio punto di vista io ho vissuto l'alternanza in modo molto positivo, ma esattamente proprio come dicevano gli altri professori che parlavano prima di me, Non tutti i licei, non tutti gli istituti professionali, gli istituti superiori sono fortunati tanto quanto me. Sento molto spesso di esperienze appunto che consistono nel stare in un ufficio pubblico per 8 ore, fare le fotocopie o portare caffè. Questo è evidente che non può esistere. Non è per niente formativo e anzi io mi sbilancio dicendo che è anche una sorta di fonte, insomma, una sorta di sfruttamento degli studenti, cioè non è possibile che l'alternanza scuola-lavoro venga ridotta a una cosa che non è assolutamente utile agli studenti, questo da un lato. Dall'altro lato io credo anche che chiaramente debbano essere implementate per essere appunto esperienze formative e che orientino appunto al mondo lavorativo, ma in modo propositivo. Ma dall'altro lato non può essere neanche solo questo, cioè le ore di alternanza scuola-lavoro non possono prendere il sopravvento come in realtà si vocifera, insomma ormai siamo arrivati a un'idea che la scuola deve essere solo preparativa al lavoro, si ha questa concezione di scuola molto protesa verso il mondo lavorativo, e io in realtà non sono molto d'accordo con questa concezione, cioè sono molto più per una scuola che appunto prepari più gli studenti a proseguire un percorso di studi, forse anche per chiaramente formazione personale, dopodiché è ovvio che niente toglie agli istituti tecnici e professionali, ci mancherebbe, ma io continuo a vedere personalmente la scuola come un percorso che appunto formi lo studente il più possibile, anche appunto affacciandolo al mondo lavorativo, ma sempre in modo propositivo e che non sia una costrizione. Grazie Caterina, anch'io sono dello stesso tuo pensiero. Comunque con Assunta. Io più che diciamo non sono ferrata particolarmente né nell'alternanza né
perché è un biennio, né nel fatto dell'apprendistato. Volevo solo riportare un attimo l'attenzione anche sul discorso della dispersione, no, scolastica di cui parlavamo. C'è da notare che per i primi, diciamo, 10 anni del 2000 il discorso della dispersione scolastica si era, diciamo, un po' stabilizzato e si era attestato intorno al 13%, che comunque sono sempre numeri molto importanti, però insomma era intorno al 13%. Dal 2016 si registra di nuovo, quindi anche pre-pandemia, un aumento di quella che è la dispersione scolastica. È molto vero il discorso, insomma, che faceva Patrizia, cioè la questione della dispersione scolastica tragicamente rispecchia quella che è lo status, diciamo, socio-economico della famiglia di appartenenza della studentessa o dello studente che decide di abbandonare. E in quest'ottica è importante numericamente anche quelli vengono rappresentati in modo numericamente importante anche gli immigrati anche quelli insomma nati nel nostro paese, però quindi con genitori stranieri che diciamo per difficoltà essenzialmente, io le vedo essenzialmente in difficoltà di tipo economiche e sociali decidono di abbandonare, decidono di non proseguire gli studi. In Italia ci sono circa 560, quasi 600.000 ragazzi tra i 18 e i 24 anni che non hanno portato, diciamo, a compimento la scuola superiore e quindi che non sono, diciamo, hanno abbandonato precedentemente. E diciamo, tra i 18, tra questa fascia dei 18-24 anni, in primis assolutamente incide quella che è la posizione, economica e sociale. Questo, tendo a ribadirlo perché appunto sta venendo meno quella che è non solo il valore costituzionale della scuola e come dice Patrizia e mi piace dire anche a me della scuola pubblica, perché abbiamo, insomma, non è così scontato, perché parlare di scuola, a noi piace in primis parlare di scuola pubblica, anche se la scuola privata, anche quella è riconosciuta dalla Costituzione. Però questo ascensore sociale, no, che nasce con questo scopo, con lo scopo di permettere a chi magari ha diciamo, difficoltà, non ha le parità diciamo, di cui parlava Filippo prima, no? È molto giusto nel senso di dire sì, la scuola deve dare a tutti le stesse possibilità, quindi dobbiamo partire all'interno della scuola tutti dalla stessa linea, ma la stessa linea va vista anche da fuori. Quindi laddove ci sono queste difficoltà, essenzialmente, signori, parliamo di difficoltà economiche, perché una famiglia che non ha difficoltà economiche, una famiglia, diciamo, benestante, che insomma, in cui non manca il lavoro, in cui non mancano le possibilità, è molto difficile che un figlio minorenne abbandoni gli studi, perché i tentativi, insomma, c'è una famiglia che sta a supporto, no? Immaginiamo invece anche la realtà sia delle famiglie italiane in grandi difficoltà economiche, anche delle famiglie straniere, delle famiglie di immigrati, che poi anche da un punto di vista proprio culturale non sono in grado di supportare i figli davanti a un diniego di dire non voglio più andare a scuola o non voglio proseguire negli studi. Quindi sì, le parità vanno riconosciute anche fuori dalla scuola, per permettere di partire allo start, allo stesso livello, sia lì che fuori. Ma in questo, diciamo, noi dobbiamo, anche noi da cittadini, farci sentire a livello politico, fare pressioni affinché queste cose cambino e affinché la scuola ritorni al centro dell'agenda politica, sia a livello nazionale, ma anche a livello regionale, insomma, che se ne parli e non con piccoli sussidi come adesso è stata fatta un'operazione di 500 euro, da 200 a 500 euro un bonus, no? Per i ragazzi che hanno preso parte. Poi ho visto che il bando scade tra pochi giorni e viene chiesto un ISEE aggiornato, cioè che quello che è scaduto per dire anche alla fine di dicembre, no, non è valido, quindi giù a rifare l'ISEE, cioè questa è arrivata 4 giorni fa, no? Cioè, si cerca,
apparentemente di fare delle cose, cioè ci si riempie la bocca di certe cose, nella pratica invece queste cose non vengono messe in atto. E quindi è qui che noi, sia da dentro la scuola, sia con i nostri ragazzi, dobbiamo fare proprio un presidio fortissimo nei confronti delle forze politiche, sia a livello locale ma anche a livello nazionale, perché le cose che devono essere cambiate all'interno della scuola, si deve comprendere che debbono essere le parti che stanno dentro la scuola in prima a proporre, debbono essere ascoltate, non si deve sempre agire da fuori, no? Perché questo è l'errore più grande, perché come diceva Caterina, sì, in questo anno di pandemia sono stati investiti dei soldi per la scuola, ma ricordiamoci che sono stati investiti anche 450 milioni per i banchi a rotelle, cioè bisogna agire con ratio massima, quindi le cose bisogna conoscerle, è come il discorso dei cittadini della Costituzione, se le cose si conoscono si mettono in atto quelle che sono delle opere di cambiamento assolutamente, insomma, logiche e assolutamente funzionali al cambiamento che va fatto. Grazie Assunta. Quindi la parola per l'intervento che siamo in conclusione, in chiusura, è a Filippo. Sì, io intanto non so se chi ci stava seguendo, naturalmente facendo riferimento all'apprendistato, faceva riferimento alla tipologia attuale dell'apprendistato che è da 18 a 29 anni e che dà, anzi è obbligatorio, quello che è un percorso formativo all'interno, cosa diversa, è già stato detto, quello che è l'alternanza, che anche secondo me in alcune circostanze naturalmente va corretta. Però detto questo, credo che gli interventi tampone, adesso sentendo anche l'ultimo intervento che c'è stato, non servono. Serve ascoltare e serve fare una condizione, diciamo, organica di intervento. Porre al centro la scuola, l'istruzione, credo che sia allo stesso livello dei primi del Novecento, quando appunto, come dire, è iniziata l'alfabetizzazione del nostro paese, se così posso permettermi di dire, piano piano naturalmente, questo è stato un elemento, come per esempio altro elemento importante lo è stata anche l'avvento della televisione per quanto riguarda, diciamo, una certa alfabetizzazione, anche qui se mi posso permettere. Ecco, detto questo, credo che ci sia la necessità di intervenire proprio non in maniera, diciamo, a spot, perché l'ultimo intervento della regione effettivamente, come gli lascia molto a desiderare in zona Cesarini, un minimo di intervento, ma anche quello che sono stati alcuni provvedimenti a livello centrale. Quindi io credo che ci sia la necessità, ora questo nuovo governo ha posto al centro l'istruzione, quindi la scuola, insieme a una delle emergenze naturalmente del nostro paese, la primis è sicuramente la pandemia, sicuramente la seconda è l'istruzione alla scuola, la terza è quello che è praticamente la condizione economica che stiamo vivendo e che invece dovremo anche qui uscire. Per cui porre al centro l'istruzione significa ovviamente intervenire nelle varie sfaccettature che essa ha al suo interno, e non significa intervenire praticamente a spot, come appunto dicevo prima, significa intervenire in maniera strutturale. Allora torno a ripetere, intervenire in maniera strutturale significa che inizio anno devono esserci gli insegnanti, inizio anno devono esserci i tecnici, devono esserci tutto il personale ATA, deve esserci la scuola, come dire, sicura anche da un punto di vista pratico, tecnico, perché anche qui è, come dire, qui tra le altre cose ha un doppio intervento, perché quindi fa muovere una massa anche da un punto di vista economico, mettere in sicurezza i nostri edifici, e significa intervenire in quello che è un quadro, diciamo, logistico esterno alla scuola, che però anche questo fa la differenza, lo fa nel momento della pandemia, lo fa anche senza la pandemia. Questo significa intervenire in maniera concreta dal mio punto di vista. Poi all'interno, naturalmente, tutti quelli che possono essere i vari corsi, l'opportunità da mettere a disposizione i ragazzi, ma la cornice di intervento,
ora sembrerà banale quello che sto dicendo, è rappresentata da questi tre elementi: intervenire rispetto a quello che è il contenitore, intervenire a quello rispetto a quelli che sono gli organici, intervenire rispetto a quelle che sono le risorse economiche da mettere a disposizione dell'istituto da un lato, ma allo stesso tempo supportare le famiglie, gli studenti, affinché, appunto, come richiamavo, lo start possa essere uguale per tutti. Grazie Federico, siamo in conclusione. Filippo. quindi grazie a tutti per gli interventi che avete fatto, ringrazio gli amici che hanno voluto interloquire con noi, sono stati diversi. Prima avevo iniziato il ragionamento citando il libro di García Márquez, L'amore al tempo del colera, e finiva quel romanzo bellissimo con una frase altrettanto bellissima, che è: la vita e non la morte a non avere confini. Quindi, superando anche questa pandemia, speriamo che passi prima possibile, che il vaccino ci liberi da questi pericoli infettivi e che la vita sia senza confini. Grazie ancora a tutti e buonasera. E annuncio anche il prossimo appuntamento per domenica, che parleremo di cultura. Problemi buonasera. Problemi legati sera. Buonasera. Problemi legati alla cultura, al teatro, musica, letteratura e quant'altro. Avremo anche ospiti graditi.